GF VIP, caos nella notte, Antonella chiude Edoardo, Antonino fa una gaffe su Belen. Caos nella notte al Grande Fratello VIP dopo l'ultima puntata serale trasmessa su Canale 5. Al centro dell'attenzione c'è stata in primis Antonella Fiordelisi che, dopo l'ennesimo scontro con il suo fidanzato, ha scelto di chiudere definitivamente la loro relazione. Spazio anche ad Antonino Spinalbese che, nel cuore della notte, si è reso protagonista di una gaffe legata alla sua ex fidanzata Belen Rodriguez. Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del GF VIP 7, Antonella ha scelto di prendere in mano le redini del suo rapporto con Edoardo Donnamarie. Questa volta, ha annunciato di voler mettere definitivamente una pietra sopra questa relazione. Il motivo? Antonella non ha gradito il modo in cui Edoardo l'ha trattata nel corso della diretta serale del reality show e così ha scelto di fare un passo indietro. Comunque è finita, in primis perché non avrebbe senso e poi non voglio stare male. Ha sentenziato Fiordelisi parlando con Edoardo Donnamarie subito dopo la diretta del GF VIP. Pensavo di aver trovato un amore vero, come quello dei film. Ha aggiunto ancora Antonella che ha così dato la colpa al suo fidanzato per la fine di questa relazione. Antonella ha poi ribadito che ci sarebbero stati una serie di atteggiamenti e non solo quelli visti nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello VIP, che l'avrebbero ferita al punto da decidere di troncare questa relazione e andare avanti. Ecco allora che, da questo momento in poi, Antonella ha ribadito di voler portare avanti da sola il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà. Ma non è finita qui, perché nel cuore della notte, subito dopo l'ultima puntata serale del GF VIP, c'è stato spazio anche per una gaffe che ha visto protagonista Antonino Spinalbese. Mentre stava parlando con la sua amica Jaele, citando anche il rapporto con suo marito Brad, Antonino l'ha confusa con la sua ex fidanzata e mamma di sua figlia Luna Marie. Io e Andrea vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen, ops, ha esclamato Antonino rendendosi conto subito della gaffe commessa all'interno della casa del GF VIP e provando a correggere il tiro. Oddio no, non ho detto nulla, ho sbagliato, ha subito ribadito Antonino nonostante Jaele non avesse colto la gaffe del suo compagno di gioco. E, nel momento in cui Jaele gli ha chiesto di ripetere, Antonino ha preferito andare via ed evitare così di tirare nuovamente in ballo la sua ex Belen.